ormai il riscaldamento globale è in atto e non si torna indietro, ormai l'aumento del livello del mare è in atto, 4 mm all'anno e non si torna indietro, si può solo fermare, si può solo contenere. Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, ha aperto il ciclo di incontri dal titolo Terra e Clima, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Alla Pinacoteca San Domenico, il noto climatologo ha parlato di come affrontare la crisi climatica ed energetica. Conosciamo tutte queste problematiche a livello globale da più di 30 anni, ha detto Mercalli, ma non abbiamo fatto nulla. I sintomi del cambiamento climatico stanno diventando evidenti a tutti e sembra sempre che sia la prima volta che scopriamo questi temi, quando di economia circolare e di sostenibilità ambientale se ne parla dagli anni 90. Se vogliamo ancora curare questo malanno globale, non è che abbiamo un tempo infinito, è come una malattia. C'è una fase dove si fa prevenzione e l'abbiamo perduta, buttata via. C'è una fase dove si può ancora fare una cura e poi c'è il malato terminale. Ecco, questa cura abbiamo davanti una decina d'anni e consiste nella drastica riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, cioè usare meno combustibili fossili e usare sempre più energia rinnovabile, consiste nel sapere dove fermarci. Le conseguenze dello scontro tra i nostri desideri irrealizzabili e la realtà delle leggi fisiche emerge, e per qualcuno è un drammatico incontro come avere il fango fino al primo piano in salotto. Ma se vogliamo ancora evitare quindi lo scenario peggiore che consegnerebbe ai nostri figli e nipoti un pianeta invivibile, bisogna farlo in fretta. In fretta vuol dire veramente una decina di anni. Al 2030 i giochi sono fatti. La consapevolezza è il primo passo, poi ha aggiunto Mirella Montalbano, consigliera della Fondazione. Con le sue diverse scelte, ha detto la dottoressa Forestale, ognuno di noi può contribuire e capire come evitare eventi straordinari e drammatici che si stanno verificando con sempre più continuità. Cioè, prima bisogna sapere e poi si può agire, se no non si può fare l'inverso. Quindi l'organizzare queste conferenze è servito appunto per dare questi strumenti di conoscenza, però faremo anche tanti esempi di buone pratiche, di progetti già in atto, di piccoli accorgimenti che ad esempio possono prendere spunto le amministrazioni, prendere spunto i singoli cittadini o almeno avere la conoscenza adeguata per sapere che cosa chiedere all'amministrazione, agli enti, al governo, a tutto. Quindi è questo bagaglio culturale che è fondamentale per poi cominciare veramente a dare un segnale serio, concreto, perché purtroppo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle che cosa significa il cambiamento climatico. I prossimi appuntamenti si terranno venerdì 4 novembre alle ore 17 nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, dove Giorgio Vacchiano, professore associato in gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano, illustrerà quali sono le soluzioni alla crisi climatica e quali comportamenti sono utili per migliorare la nostra vita quotidiana. Giovedì 3 dicembre, invece, alla stessa ora, Angela Sanchioni, agronomo, e Danilo Tognetti, agrometeorologo, entreranno nel merito di quelle che sono le evidenze del cambiamento climatico nelle Marche e quali possono essere le strategie di adattamento e di mitigazione in agricoltura. Lo scopo di questa iniziativa non è soltanto quello di parlare di grandi temi e di massimi sistemi. Queste conferenze avranno poi anche un riverbero e un riscontro sulla nostra realtà locale, quindi le relazioni che seguiranno nelle prossime edizioni, nelle prossime conferenze, avranno anche uno spaccato sul nostro territorio. Portiamoci a casa l'azione collettiva, che si può fare, però richiede un grandissimo impegno e richiede che il tema ambientale sia messo al primo posto dell'agenda sociale e politica del mondo. Grazie per la vostra attenzione.